Barletta, Presente. Bruno, Presente. Buccheri, Salve, presente. Burzo, Presente. Buttafuoco, Presente. Giovanati, Salve, presente. Paola, Salve, presente. Pescenko, Salve, presente. Rondizzi, Salve, presente. Grattaiano, Buonasera, presente. Bello, Salve, presente. Iesi, Presente, salve. Maggi, Maggi, Milano, Milano, Orù, Presente, buonasera. Piscitello, Salve, presente. Verducci, Presente, buonasera. Vitale, Salve, presente. Giuseppe, Bernardo, Bernardo, Danna, Salve, presente. Filippone, Filippone. Ok, quindi in questo momento gli assenti sono Maggi, Milano, Giuseppe, Bernardo e Filippone. Ok, in caso chiamiamo nuovamente l'appello per queste persone tra un po'. Prof, Milano Sì? ha un problema con la linea, mi ha detto che entra tra poco. Va bene, non c'è problema, intanto Ok. richiameremo fra poco l'appello. Grazie. Prego. Allora. Bene, proseguiamo e completiamo oggi lo studio delle vie urinarie e quindi dell'apparato urinario. Dopodiché, nella seconda parte della lezione, faremo una breve. Filippone mi scrive che è presente. Scusate che prima me lo dimentico, mi metto la presenza. Filippone ho messo la presenza. Completeremo la lezione di oggi nella seconda parte con una breve introduzione sull'apparato riproduttore. Quello di oggi sarà l'ultimo intervento di questo breve ciclo lezioni che ho fatto all'interno di questo corso del professore Palma, grazie a questo suo invito. Non so, può essere che ci rivedremo più avanti se il professore Palma così avrà piacere nuovamente a invitarmi a fare qualche altra lezione in un periodo successivo. Bene, come vedete da questa diapositiva mostra una vescica sezionata. Ed è come se fosse una vescica fissata, nel senso che vedete che le pareti non collassano, ma rimangono aperte, beanti, a mostrare la superficie interna, ma anche a mostrare alcuni dettagli sulla parete della vescica. La vescica è un organo cavo. Questo penso che nessuno di voi avrà dubbi, e quindi abbiamo descritto la sede, la forma, i rapporti. A proposito dei legamenti, ci siamo un po' dilungati sull'uraco per le influenze che questa struttura ha in patologia, in clinica, e quindi adesso il passaggio successivo, quando si studia un organo, è osservare nella struttura. Quando è un organo
parenchimatoso, bisogna identificarne l'unità, la o le unità morfofunzionale o morfofunzionali. Quando invece è un organo cavo, bisogna osservare con particolare attenzione la parete. Generalmente negli organi cavi, quando non si tratta di canale alimentare, la parete è fatta da 3 strati. Nel canale alimentare ce ne sono 4. Oggi cercheremo di spiegare, la volta scorsa l'abbiamo appena accennato, ma oggi cercheremo di spiegare un po' più approfonditamente perché c'è questa differenza. Allora, nel caso della vescica, i 3 strati sono uno strato interno fatto da una tonaca mucosa, uno strato esterno fatto da una tonaca avventizia che in parte, per quanto riguarda la vescica, soprattutto nella sua faccia superiore e in corrispondenza anche di parte della sua base, avventizia è ricoperta e quindi sostituita, integrata all'interno del peritoneo. E nel mezzo, tra lo strato più interno e lo strato più esterno, vi è lo strato più spesso e significativamente più importante da un punto di vista funzionale, come avremo modo di vedere più avanti, che è la tonaca muscolare. La muscolatura della vescica è una muscolatura liscia. È una muscolatura liscia, quindi definisce, se vi ricordate dall'istologia, muscolatura liscia come muscolatura involontaria. Non perché si contragga quando vuole, ma perché la sua contrazione è indipendente dalla volontà dell'individuo. Questo è un concetto che si comprende meglio quando si completa lo studio dell'anatomia del sistema nervoso, quando si comprende appieno la differenza tra i termini che per noi hanno in questo momento un'accezione comune, ma che poi dovranno essere ridefiniti da un punto di vista neuroanatomico, i termini di cosciente, incosciente, volontario, involontario. Cosciente e incosciente riferiti alla sensibilità, volontario e involontario invece riferiti alla motricità. E intendo dire che siamo un po' lontani, almeno voi, dal comprendere pienamente il significato del termine involontario riferito al tipo di contrazione della muscolatura vescicale. Quindi in questo momento la si può intendere, sì, nel senso comune, però specificando che ci sono delle fibre nervose, come vedremo più avanti oggi, ci sono delle fibre nervose che partono da una regione ben specifica del nevrasse, alias sistema nervoso centrale, che sono dirette alla muscolatura vescicale e che sono queste fibre nervose, con la loro attività elettrica, responsabili degli stimoli che portano alla contrazione della muscolatura liscia della vescica. Cerchiamo di spiegarlo meglio, aggiungendo delle altre informazioni, degli altri. Questa muscolatura liscia della vescica innanzitutto non è organizzata in un unico strato. Se avete già studiato il canale alimentare, in particolare lo stomaco, sapete che lo stomaco, a differenza dell'esofago che lo precede e dell'intestino che lo segue, non ha soltanto 2 strati di
muscolatura nella sua tonaca muscolare propria, ma lo stomaco ne ha tre. E questo è dovuto al fatto che lo stomaco fondamentalmente ha un'attività muscolare più intensa rispetto all'attività muscolare dell'esofago e dell'intestino. La muscolatura è più spessa, è un po' quello che succede quando uno allena un muscolo striato, che ne so, i bicipiti, i quadricipiti, che vanno in ipertrofia, diventa più spesso. Però qua, diciamo, questa è una sorta di ipertrofia, se così la si vuole chiamare, congenita, nel senso che embrione, poi il feto che si sviluppano, sanno già che in quel pezzo del nostro corpo vi deve essere una predisposizione a svolgersi una contrazione più intensa, per cui organizza la muscolatura non in due strati ma in tre, per rendere questa contrazione più efficiente e più efficace. L'insieme di questi tre strati di muscolatura della tonaca intermedia della vescica prende anche il nome di muscolo detrusore. Quindi che cos'è il muscolo detrusore? Il muscolo detrusore è un muscolo liscio del nostro corpo che si trova nel contesto della parete vescicale ed è quel muscolo che contraendosi determina lo svuotamento della vescica. Badate bene che tuttavia il detrusore da un punto di vista percentuale non costituisce il 100% del peso della muscolatura liscia vescicale. Vi è una piccola quota che si può percentualmente definire intorno al 2-3% di muscolatura liscia vescicale che va a formare un'altra struttura che si chiama sfintere uretrale interno. E già il nome stesso dice molte cose. Primo, che è uno sfintere. Uno sfintere liscio, perché abbiamo già detto che la muscolatura della vescica è liscia. Ma come tutti gli sfinteri, la caratteristica del muscolo sfinteriale è di essere normalmente contratto quando gli arriva l'impulso elettrico, si dilata, si rilassa. Uretrale. Beh, fa riferimento a quella che noi già sappiamo essere, quantomeno terminologicamente, l'ultima porzione delle vie urinarie, ossia l'uretra, che presenta, come poi vedremo più avanti, delle differenze tra il maschio e la femmina. Interno, quest'altro aggettivo, sta a lasciare immaginare lo studente che ve ne sia un altro, che prende il nome di sfintere uretrale esterno. E questo è vero sia nell'uomo che nella donna, e più avanti scopriremo che mentre lo sfintere uretrale interno fa parte della muscolatura, della vescica, e quindi uno sfintere liscio, lo sfintere uretrale esterno è invece uno sfintere striato, sotto il controllo della volontà dell'individuo attraverso un contingente di fibre diverso rispetto a quello indirizzato verso la muscolatura liscia. Nei termini più semplici in cui posso dirvelo, la motricità da un punto di vista neuroanatomico, quando studierete il sistema nervoso centrale, voi l'andrete a suddividere in motricità volontaria e involontaria, ma anche da un punto di vista più strettamente anatomico, motricità striata, quindi scheletrica e quindi somatica, e motricità viscerale,
il contingente della motricità viscerale ha una quota di fibre che va ad innervare la vescica, il muscolo detrusore e lo sfintere uretrale interno, invece il contingente, il sistema, scusate, della motricità somatica avrà un contingente di fibre che andrà ad innervare lo sfintere uretrale esterno. E quindi già capite bene quanto complesso sarà descrivere, lo faremo noi, lo faranno i fisiologi, lo vedete nuovamente poi in alcune specialistiche, il meccanismo della minzione. Perché capite bene che ci vuole un grande coordinamento. Un coordinamento da parte di stimoli nervosi viscerali e somatici. Viscerali dovuti a, in primis alla dilatazione della vescica per l'accumulo all'interno di essa di urina. E questo è uno stimolo che a lungo andare induce dei riflessi viscerali che conducono alla contrazione del detrusore e al rilassamento dello sfintere uretrale interno. Tuttavia questo, nel soggetto adulto, non basta per mingere, non basta per urinare, non basta per svuotare la vescica, perché fortunatamente nel soggetto adulto e sano vi è il controllo della minzione attraverso lo sfintere uretrale esterno, che è sotto il controllo della volontà. Quindi fino a quando soggetto non decide volontariamente di rilasciare lo sfintere uretrale esterno, l'urina non si svuota. Diverso è il discorso ovviamente nei bambini piccoli, perché devono imparare a controllare volontariamente la muscolatura del pavimento pelvico, inclusa quella relativa allo sfintere uretrale esterno. E poi lo stesso problema si ha negli anziani e o in soggetti che hanno dei deficit motori o muscolomotori per tutta quella che è l'innervazione del pavimento pelvico. Per cui da ciò ne deriva, capirete bene, intuitivo, la fisiopatologia dell'incontinenza urinaria. Quindi stiamo parlando di un argomento che ovviamente ha molte refluenze in. Prima di andare avanti, dobbiamo dire che, ok, abbiamo capito che la parete della vescica è fatta da tre strati, dall'interno verso l'esterno, la mucosa, la muscolare e l'avventizia in parte integrata nella sierosa alias peritoneo. Abbiamo capito che la tonaca più spessa è la tonaca intermedia, ossia quella muscolare. Abbiamo capito che questa tonaca muscolare per il 97% circa è costituita dal cosiddetto muscolo detrusore, che per la restante quota minoritaria invece è costituita da uno sfintere che prende il nome di sfintere uretrale interno in quanto poi ve n'è un altro esterno che si trova a distanza, uno all'inizio in pratica e uno quasi verso la fine della donna, circa metà dell'uomo, lo sfintere uretrale esterno del tragitto uretrale. Quindi non si trovano proprio all'inizio e alla fine dell'uretra, ma siccome sono due, gli aggettivi interno ed esterno stanno a denotare che uno si trova prima e uno dopo rispetto a che cosa? Al flusso dell'urina. E bisogna ricordarsi che quell'interno è involontario e liscio e quell'esterno invece è volontario e striato. Per quanto riguarda la mucosa,
La mucosa nella vescica vuota è sollevata in pieghe molto alte. È facile e comodo fare esempio in questi casi l'esempio della tenda. La tenda che quando è aperta è sollevata in pieghe e quando la si chiude invece queste pieghe si distendono e quindi diventa liscia. E qua è la stessa cosa, perché siccome è un organo che va incontro a distensione, il primo strumento per consentirne la distensione è il sollevamento in pieghe della tonaca mucosa. La quale tonaca mucosa, qua queste pieghe le intravedete in buona parte della superficie della vescica, ma le vedete già abbondantemente distese, proprio perché vi ho detto questa è una vescica fissata ancora prima di essere sezionata, quindi stabilizzata nella sua forma, ed è una forma rotondeggiante, globosa, quindi è stata fissata quando era piena, idealmente. Okay? Questa mucosa, questa tonaca mucosa, è fatta a sua volta da due strati, come vedremo in un'immagine successiva, intanto ve lo racconto, così voi iniziate ad immaginare. Questi due strati sono l'epitelio e la lamina propria, la quale lamina propria poggia sul muscolo detrusore, sulla muscolatura della vescica. L'epitelio, poi già sapete dall'istologia, ma lo ripasseremo assieme, si chiama epitelio di transizione o urotelio, perché ha questa capacità di modificare la forma dei propri elementi cellulari, che quando la vescica è vuota in pratica sono alti e stretti, e man mano che la vescica si distende questi elementi cellulari si abbassano e si allargano, quindi hanno questa elasticità intrinseca che gli consente di cambiare in pratica il loro aspetto, la loro forma in base alla dilatazione della vescica, e questo impedisce ovviamente che l'epitelio possa lacerarsi ogni qualvolta la vescica va incontro a distensione. Epitelio e lamina propria. La lamina propria è quella che, con la sua elasticità, consente il sollevamento della mucosa in pieghe. Ora, dicevamo che ho promesso di spendere qualche parola in più per comprendere perché negli organi cavi comunemente ci sono tre strati e invece nel canale alimentare ce ne sono quattro. Dovreste già averlo appreso dalle lezioni del professore Palma. Quindi io faccio un confronto immaginando quello che vi ha raccontato, ossia cos'è che c'è di profondamente differente, diverso nel canale alimentare. Nel canale alimentare noi abbiamo una mucosa, lo strato più esterno è l'adventizio, la serosa, internamente ci sta la muscolare propria fatta da due o tre strati, insomma sono tre, abbiamo detto, e però in più cosa c'è? C'è la sottomucosa. La sottomucosa che si trova tra la mucosa è la muscolare propria. Da cosa è fatta la sottomucosa? Da connettivo. Cosa contiene la sottomucosa? Sicuramente vasi e nervi, fibre nervi. Può contenere ghiandole, come magari vi sarete accorti studiando nel terzo distale dell'esofago, piuttosto che nel duodeno, le famose ghiandole di Brunner. Ma può contenere anche aggregati linfoidi, come magari avete trovato nell'ileo, le placche del Peyer, o anche nell'appendice vermiforme. E questo è, diciamo, la caratteristica strutturale, quindi funzionale, della sottomucosa. Ma c'è qualche altra cosa, in corrispondenza della tonaca mucosa. Per la tonaca mucosa del canale alimentare non è fatta soltanto da epitelio e da lamina propria, ma è fatta da tre strati a sua volta: l'epitelio, la lamina propria e la muscularis mucosae,
che è un sottile strato di fibre, muscolatura liscia, che rappresentano lo strato più esterno della tonaca mucosa, ma rappresentano in pratica anche una barriera tra il connettivo della lamina propria e il connettivo della sottomucosa. Guardate bene, connettivo della lamina propria e connettivo della sottomucosa. Un connettivo che, tolta la muscularis mucosa, idealmente sarebbe quasi indistinguibile, cioè poi con le colorazioni istologiche uno riuscirebbe comunque a tracciare una differenza, ma a una prima osservazione sarebbe assolutamente indistinguibile. Cioè ciò che crea, voglio dirvi, la sottomucosa è l'esistenza della muscularis mucosa. Allora c'è da chiederci: perché esiste la muscularis mucosa? A che serve? Ancora una volta, diciamo, è uno studio integrato di tutti i sistemi e gli organi del corpo umano che ci dà la risposta. Se c'è muscolo, ci sarà un'innervazione. Muscolo liscio, innervazione viscerale. L'innervazione viscerale sul muscolo liscio si estrinseca attraverso dei riflessi. Il riflesso, poi lo capirete meglio in neuroanatomia, ma già avete le basi per poterlo intuire, non è altro che un arco per cui ad un'azione corrisponde una reazione. Allora, se la reazione deve essere la contrazione della muscolatura liscia, della muscularis mucosa, quale sarà l'azione che determinerà questo effetto? Beh, quello più semplice è uno stimolo, la cosa più semplice che va a determinare quest'arco riflesso, è la presenza di uno stimolo irritativo a carico dell'epitelio, della lamina propria, uno stimolo irritativo, possiamo dire uno stress di tipo chimico o di tipo fisico. Lo stress di tipo chimico può essere un'eccessiva acidità, lo stress di tipo fisico può essere lo sfregamento. Continuo con questo esempio perché forse è più semplice da comprendere in questo momento. Immaginate di inghiottire per errore, non dico uno spillo, un ago, una puntina da disegno, perché non siete circensi e non fate gli ingoiatori di spade o di chiodi o di altro, ma semplicemente una scheggia di osso di pollo. E com'è che non finiamo al pronto soccorso? Beh, in parte perché anche l'osso, il tessuto osso è fatto da proteine e quindi in parte può essere digerita grazie all'azione degli enzimi gastrici, ma in parte perché può determinare una la scheggia del pollo, può determinare una lesione da sfregamento, come se prendessimo la stessa scheggia e ci lesionassimo la cute, facendoci del sangue, ma non riesce a bucare la parete dell'intestino proprio perché la muscularis mucosa si irrigidisce e forma una barriera rigida impedendo in quel punto alla scheggia di perforare l'intestino e anche più avanti, anche più avanti, anche più avanti, fino a quando quella scheggia non raggiunge il retto e poi non la espelliamo con l'evacuazione. Direte voi, e però ci sarà un sanguinamento. Questa è una domanda che attribuisco a voi, ma in pratica mi sono fatto da solo, è una domanda interessante perché consente di approfondire un altro aspetto con refluenze
in anatomia patologica e in particolare nella fisiopatologia dei tumori del tratto gastrointestinale. Sì, è vero, la scheggia, transitando lungo l'intestino, anche se non perfora, non va a perforare la parete dell'intestino, perché questa perforazione è impedita dalla muscolaris mucosae che si contrae a seguito di questi riflessi indotti dal passaggio e dallo sfregamento, questa scheggia può lesionare l'epitelio e poiché la lamina propria è fatta da connettivo e ci sono vasi, ci può essere un sanguinamento. Tuttavia, io vi ho detto poco fa, la muscolaris mucosae, l'esistenza della muscolaris mucosae determina che noi possiamo distinguere il connettivo della lamina propria dal connettivo della sottomucosa, che altrimenti sarebbero indistinguibili. Questo è vero fino a un certo punto, perché la presenza della muscolaris mucosae in realtà determina la formazione di due microambienti diversi, nel connettivo della lamina propria e nel connettivo della sottomucosa, per cui il connettivo della lamina propria ospita una quantità di vasi ematici, ma anche linfatici, molto, molto, molto minore, inferiore, rispetto al connettivo della sottomucosa, che è molto più vascolarizzato, non tanto per le ragioni trofiche legate alla stessa sottomucosa, ma quanto per le ragioni trofiche legate alla muscolatura, alle fibrocellule muscolari lisce che si trovano sia nella muscolaris mucosae che soprattutto nella muscolare propria. Quindi il sanguinamento che si ha a seguito della lesione della mucosa è un sanguinamento molto molto blando, sarebbe un sanguinamento molto maggiore invece qualora la lesione aggredisse fino a scompaginarla la muscolaris mucosae, esponendo il connettivo della sottomucosa sottostante. Direte voi, questo non si verifica mai. Purtroppo si verifica, ma non tanto. Il problema non è tanto la scheggia dell'osso del pollo, che è un trauma acuto e passeggero, uno stress che poco fa abbiamo definito di tipo fisico e che abbiamo detto dopo lo stress di tipo chimico. E come esempio di stress di tipo chimico io vi ho fatto quello dell'iperacidità. L'iperacidità dello stomaco, sapete, che porta a una patologia, può portare a una patologia molto conosciuta che prende il nome di ulcera gastrica. Forse sapete anche che l'ulcera, non a tutti i soggetti che hanno una iperacidità viene, per fortuna, e tuttavia è preceduta da un'altra lesione, un'altra alterazione della parete dello stomaco che prende il nome di erosione. Allora, qual è la differenza anatomica tra l'erosione e l'ulcera? Che l'erosione riguarda soltanto epitelio e lamina propria, non coinvolge la muscolaris mucosae. L'erosione determina un piccolissimo sanguinamento. L'erosione viene riparata automaticamente dallo stesso stomaco nel giro di poche ore o qualche giorno. Se uno fa una cattiva alimentazione, ha bruciore di stomaco, probabilmente si è fatto delle erosioni, o se beve molto alcol o se fuma molte sigarette, probabilmente si è fatto un'erosione. Ma questa erosione nel giro di un giorno, di due giorni, passa e lo stomaco ricomincia a funzionare normalmente. Diverso è il discorso se questo bruciore allo stomaco è costante,
e allora bisogna immaginare che quel soggetto si sia fatto una alterazione strutturale della parete dello stomaco ben più grave, ossia l'ulcera, che per definizione prevede che l'attività abbia eroso anche la muscolaris mucosae. Se si erode la muscolaris mucosae, che succede? Che il sanguinamento è molto maggiore. Ma il sanguinamento determina, come posso dire, in patologia generale, in anatomia patologica, l'aggregazione piastrinica, determina la formazione di una crosta. Avete presente quelle che si formano nella pelle quando noi ci lesioniamo e facciamo del sangue? Forma la stessa crosta e poi viene sostituita da delle cicatrici. Allora che succede, ben che vada, quando l'ulcera non è più nella fase acuta, ma il nostro organismo ha trovato un rimedio e quindi lo stomaco ha smesso di sanguinare? È successo che però in corrispondenza di quell'ulcera si è formata una cicatrice, come quando ci bruciamo e nella pelle rimane una cicatrice a ricordarci negli anni che in quel punto ci siamo bruciati. E questa cicatrice non può essere più ricoperta da una mucosa gastrica perfettamente funzionante. Quindi noi abbiamo perso un certo numero di millimetri o di centimetri quadrati di stomaco funzionanti. Immaginate che se di ulcere ce ne facciamo più di una, due, tre, quattro, eccetera, perdiamo percentualmente funzionalità dello stomaco. Ma questo, dicevo, questo ragionamento a questo tende, vuole concludersi con quest'ultima riflessione, ha delle refluenze anche nella biologia dei tumori. Per quanto riguarda le neoplasie della vescica, ma potrei anche parlare delle vie aeree, superiori o inferiori non importa, i carcinomi sono i tumori maligni a partire dall'epitelio, si definiscono invasivi quando cellule tumorali non proliferano soltanto nell'epitelio, ma iniziano a proliferare nel connettivo sottostante, ossia nella lamina propria, perché lì ci sono i vasi ematici e linfatici, e quindi le cellule tumorali, sganciandosi dalla massa, possono raggiungere i vasi, prima quelli linfatici e poi, quando iniziano a diventare tante, anche quelli ematici, attraverso un processo che si chiama neoangiogenesi, di cui poi vi parleranno più nel dettaglio, e quindi possono potenzialmente dare delle metastasi a distanza. In altri modi, appena confinano dall'epitelio nella lamina propria sottostante. Nel canale alimentare non è così. Nel canale alimentare un carcinoma, per essere definito infiltrante, non basta che raggiunga la lamina propria. Deve superare la muscolaris mucosae e deve raggiungere la sottomucosa, perché è lì che si trova la gran parte dei vasi ematici e linfatici. La quantità di vasi che è presente a livello della lamina propria è una quantità molto esigua, e quindi la possibilità che le cellule riescano a infiltrarsi dentro uno di questi vasi e intraprendere un viaggio verso linfonodi, poi organi a distanza, diventa assai improbabile. E questo ovviamente dà più chance al soggetto di compiere una diagnosi precoce di quella massa, di quella neoplasia, e quindi è anche più facilmente visibile endoscopicamente come radiograficamente, e quindi dà qualche chance in più al soggetto di andare incontro ad una terapia generalmente chirurgica che sia efficace. Quindi
quando poi studierete in anatomia patologica le neoplasie dello stomaco e dell'intestino, vi faranno questa differenza. La neoplasia è infiltrante non quando raggiunge la lamina propria, come nel caso della vescica, bronchi e di altri organi cavi che hanno una parete fatta soltanto da tre strati, ma deve raggiungere la sottomucosa per diventare francamente infiltrante. Non è così invece nella vescica, che abbiamo detto essere l'oggetto di questa lezione, che si sta un po' dilungando, e tuttavia penso che sto cercando di darvi degli elementi che possono poi essere applicativi delle conoscenze anatomiche che ci siamo raccontati. Avrete notato, per completare il discorso relativamente a questa prima diapositiva, avrete notato che, ok, sì, io vi ho stressato il fatto che la vescica presenta delle pieghe, eccetera, ma anche sforzandovi nella parte centrale della diapositiva, che qua adesso vengo ad indicarvi, dovreste vederlo con il puntatore del mouse, queste pieghe non ci sono. Cioè, c'è una parte della vescica dove non ci sono pieghe. E questa porzione di vescica senza pieghe ha una caratteristica un po' singolare, perché ha una forma grossolanamente triangolare, e ai vertici di questo triangolo ci sono tre orifizi. Tre orifizi di sbocco di altrettanti condotti. E la positiva, diciamo, spiega e descrive in maniera assolutamente comprensibile. Si tratta, per quanto riguarda la base di questo triangolo, i due vertici sono rappresentati da due orifizi, che altro non sono che l'orifizio di sbocco di ciascuno dei due ureteri. Quindi si parla di meato, apertura, ureterale, dove si trova quella specie di sfintere funzionale che io vi ho descritto, perché qua non c'è un vero e proprio sfintere. Qua c'è l'uretere che nella porzione transmurale forma una sorta di S che fa sì che quando la vescica è vuota questo condotto sia pervio e facilmente percorribile, quando invece la vescica si riempie e si dilata si ha una compressione a livello di questa porzione transmurale, e quindi aumenta la pressione all'interno della porzione transmurale, e questo riduce, rallenta il flusso e quindi anche la velocità di riempimento della vescica a volerla preservare, a volerla salvaguardare, come abbiamo detto scorso. All'apice di questo triangolo vi è invece l'orifizio di sbocco dell'uretra. Quindi qua attenzione, mentre l'urina, nel caso dell'uretere, dai meati ureterali sgorga in vescica, attraverso il meato uretrale interno, uretra non solo, attraverso il meato uretrale interno, l'urina si incanala per essere convogliata verso l'esterno. Quindi può attraversare anche lo sfintero uretrale esterno e poter sgorgare a livello dell'apice uretrale. Okay? Quindi questa porzione viene definita in clinica trigono vescicale, e nel trigono vescicale si riconosce una base detta anche piega interureterica, al di dietro, posteriormente rispetto alla quale c'è la cosiddetta fossa retro-ureterica, e invece i lati di questo triangolo sono i cosiddetti margini laterali. Perché faccio questa descrizione? Perché questi sono termini anatomici che si adoperano, per esempio, in urologia, quando si deve descrivere la posizione di un polipo, di una vegetazione, mettiamo che non sappiamo ancora
perché non l'abbiamo biottizzata, se è un polipo o se è un carcinoma. Polipo è benigno, carcinoma ovviamente no. E quindi per descrivere all'osservatore dove si trova e poi all'operatore dove si trova il polipo, che magari è stato osservato la neoformazione, che magari è stato osservato radiologicamente, si descrive che si trova nella piega interureterica o in corrispondenza del meato ureterale di destra o di sinistra, o del margine laterale di destra o di sinistra, o del meato uretrale interno. Ovviamente, se si tratta di una vegetazione, a seconda di dove si trovi, può anche determinare un ostacolo al processo mintorio e quindi un ostacolo alla minzione. Mi fermo perché abbiamo detto veramente tante cose e ancora un po' ce ne sono da dire, quindi mi fermo per intanto sapere se ci sono delle domande da parte vostra. Se non ci sono domande, vediamo se è arrivato qualcun altro dei ritardatari. Sì, io sono Milano. Milano, ok. Al momento, sì. Al momento mancano Maggi, Giuse e Bennardo. Ok, questi mancano. Allora facciamo 10 minuti di pausa, bevo un po' d'acqua e poi riprendiamo la lezione e quindi terminiamo. Mi sa che l'apparato riproduttore eventualmente lo dovremo fare, se lo faremo assieme, tutto in un'altra circostanza. Quindi intanto comunque vediamo di completare gli ordinari. Se non ci sono domande, ci sono domande da parte vostra? Allora, rimettete magari un po' di ordine negli appunti che avete preso e ricominciamo fra 10 minuti. Se intanto ci sono delle domande, ricominciamo con le vostre domande. A fra poco. A fra poco.
Bene, riprendiamo. Allora, andiamo avanti un po' più velocemente. Questa è una diapositiva come tante che trovate sui libri o su internet che mostrano la parete della vescica, quindi dall'interno verso l'esterno, la mucosa fatta dall'epitelio e dalla lamina propria, la muscolare propria fatta da tre strati. Questo dettaglio non lo avevamo detto, forse l'avevo detto la volta precedente, ma non oggi. Ossia, questi tre strati sono uno strato longitudinale interno, uno strato circolare intermedio e uno strato longitudinale esterno. E questi vanno a formare il cosiddetto muscolo detrusore, che occupa tutta la tonaca muscolare propria della vescica, tranne il punto in cui è presente lo sfintere uretrale interno. E poi lo strato più esterno, che corrisponde all'avventizia o alla sierosa, laddove questa è presente. Poi, per quanto riguarda la mucosa, abbiamo detto l'epitelio è costituito dall'epitelio di transizione o urotelio. Questo urotelio è fatto, questa dovreste averlo già fatto in istologia, è fatto da delle cellule basali, che sono delle cellule indifferenziate, che periodicamente vanno in mitosi, una rimane una cellula basale e le altre possono diventare cellule a clava o cellule ad ombrello. Ora, le cellule ad ombrello sono le cellule più superficiali, le cellule a clava sono le cellule che sono presenti un po' a tutto spessore. Le cellule che hanno quella caratteristica di elasticità tale per cui l'urotelio può modificare il proprio spessore in base allo stato di dilatazione della vescica, ovviamente sono le cellule a clava. Aggiungo che le cellule a clava e le cellule ad ombrello sono delle cellule terminalmente differenziate, quindi non possono fare altro se non periodicamente besquamarsi, perdersi, finire nel lume vescicale, quindi essere eliminate per essere sostituite nel loro turnover da altri elementi cellulari che si formano a partire dalle cellule basali. Quindi le cellule basali sono le cellule indifferenziate, sono anche quelle stesse cellule che possono ad un certo punto smettere di differenziarsi e quindi proliferare senza differenziarsi, una proliferazione incontrollata di cellule senza che non si differenziano, formano una cosiddetta displasia. La displasia è una lesione pretumorale e alla displasia può far seguito un cancro quando queste cellule che proliferano senza differenziarsi assumono anche la capacità di invadere il connettivo, quindi la lamina propria sottostante. Quindi queste cellule basali sono anche molto importanti per la comprensione della fisiopatologia del tumore, del carcinoma in particolare vescicale. Ecco che qua noi vediamo un raffronto tra un urotelio di una vescica vuota e un urotelio di una vescica piena e quindi dilatata. Vedete come cambia la conformazione delle cellule. Per collo vescicale si intende quella porzione, l'abbiamo già detto quando abbiamo fatto la forma della vescica nella lezione precedente, è quella porzione in corrispondenza della quale si trova l'orifizio
uretrale interno. Questa porzione è particolarmente importante nell'uomo perché lì, a quel livello, si trova la prostata, che appartiene all'apparato riproduttore maschile e che, abbiamo già detto, la cui ipertrofia può determinare un restringimento del lume uretrale nella sua porzione compresa tra lo sfintero uretrale interno e lo sfintero uretrale esterno. Quindi, se il soggetto ha un'iperplasia prostatica tale che il lume dell'uretra è molto ristretto, va da sé che avrà difficoltà ad urinare e quindi i soggetti poi finiscono per andare dall'urologo e laddove purtroppo è necessario bisogna asportare chirurgicamente la prostata per rimuovere questa sorta di ostruzione in corrispondenza di questa porzione che, ripeto, è quella interposta tra lo sfintere uretrale interno e lo sfintere uretrale esterno, che sono nell'uomo i due strumenti, i due meccanismi di contenzione. Ecco, stiamo aggiungendo questi ultimi elementi per poi poter passare alla descrizione delle basi anatomiche, del meccanismo anche neurologico dello svuotamento della vescica. Quindi i meccanismi di contenzione, si intende ciò che contiene l'urina, impedisce la fuoriuscita indesiderata di urina dalla vescica, cioè impediscono questi meccanismi l'incontinenza, nell'uomo sono lo sfintere uretrale interno e lo sfintere uretrale esterno, che si trovano in corrispondenza della porzione dell'uretra immediatamente precedente e immediatamente successiva alla ghiandola prostatica. Mi riservo di aggiungere alcuni dettagli terminologici appena potrò mostrarvi tra qualche diapositiva le porzioni dell'uretra nell'uomo e nella donna. E questa è un'altra immagine che vuole mostrare la stessa cosa, ossia lo sfintere uretrale interno che si trova a questo livello e lo sfintere uretrale esterno che si trova a questo livello. Quindi, una volta che nell'uomo si identifica la ghiandola prostatica, si riescono facilmente a identificare i due sfinteri uretrali, lo sfintere uretrale interno liscio e lo sfintere uretrale esterno striato, che appartiene alla muscolatura del pavimento pelvico, che è una muscolatura molto interessante, molto importante, che andrà studiata a parte, a sé stante. Nella donna, dove manca la prostata, oltre allo sfintero uretrale interno e allo sfintero uretrale esterno, al posto della prostata, in pratica troviamo i legamenti pubo-vescicali. Quindi questi legamenti pubo-vescicali sono dei legamenti di rinforzo del pavimento pelvico che vanno ad avvolgere, ad abbracciare senza stringerla l'uretra nella porzione in cui essa si trova tra i due sfinteri uretrali, quello interno e quello esterno, e questo è il motivo per cui molti testi descrivono questi legamenti pubo-vescicali come un terzo strumento di contenzione nella donna, dove, per ovvie ragioni, l'uretra è più corta, dove è risaputo che soprattutto donne la terza età è più frequente rispetto che nell'uomo la problematica dell'incontinenza.
ed è più frequente fondamentalmente perché sì, questi legamenti pubo-vescicali in qualche modo vogliono sostenere dando volume al tessuto che circonda l'uretra femminile in un tratto dove nell'uomo, abbiamo detto, c'è la prostata che addirittura può dare delle problematiche opposte rispetto all'incontinenza, l'iperplasia prostata, di cui abbiamo finito di parlare. Tuttavia, poiché il connettivo di tutto il nostro corpo con l'età si modifica, diventa meno teso, diventa più imbibito di acqua, e questa maggiore imbibizione del tessuto connettivo è quella che poi comporta per esempio le rughe, ma comporta che per esempio soggetti che da giovani erano estremamente magri iniziano ad accumulare un po' di pannicolo sottocutaneo, e quindi si ha proprio una modificazione della struttura del nostro corpo, esternamente ma anche internamente. E una delle cose che si verifica nella donna è la trasformazione di questi legamenti pubo-vescicali che diventano estremamente lassi, e questa eccessiva lassità di questi legamenti fa cessare questa funzione di contenzione che essi hanno nella porzione di uretra compresa tra lo sfintero uretrale interno e lo sfintero uretrale esterno, che è la porzione preponderante della donna. E questo può determinare, può essere una concausa, la causa o una concausa dell'incontinenza nella donna adulta barra anziana. Bene, dovremmo avere sufficienti elementi per adesso costruire un discorso, anche se vi mancano delle informazioni neuroanatomiche che voi apprenderete con lo studio della neuroanatomia, ma quando poi si parla neuroanatomia non si ritorna a parlare di vescica, per cui è opportuno parlarne adesso, per comprendere un po' meglio il meccanismo della minzione. Allora, noi abbiamo fondamentalmente tre protagonisti. Questi tre protagonisti sono il muscolo detrusore, il muscolo sfintero interno e il muscolo sfintero esterno. I primi due lisci, quindi saranno innervati al sistema che controlla la muscolatura viscerale, che si chiama sistema nervoso autonomo e che ha due divisioni, ortosimpatica e parasimpatica, e lo sfintero uretrale esterno e invece è sotto il controllo della motricità somatica. Quindi noi abbiamo detrusore e sfintero interno sotto il controllo della motricità viscerale, e sfintero esterno, sfintero uretrale esterno sotto il controllo della motricità somatica. Per quanto riguarda la motricità viscerale, abbiamo detto ci sono due divisioni, ortosimpatica e parasimpatica. Il detrusore è sotto il controllo dell'innervazione parasimpatica. Cosa vuol dire? Che la vescica si dilata, si distende, e più si distende, più arrivano al midollo spinale degli stimoli volti a scatenare un riflesso che è quello che porta le fibre parasimpatiche a contrarre il muscolo detrusore. Basta la contrazione del muscolo detrusore a svuotare la vescica? Ovviamente no, perché alla contrazione del muscolo detrusore
deve far seguito il rilassamento sia dello sfintere interno che dello sfintere esterno, sia dello sfintere uretrale interno che dello sfintere uretrale esterno. Allora, il detrusore è sotto il controllo del sistema parasimpatico, le fibre partono dai segmenti midollari S2 S4, questo avrà un'importanza notevole in quelli che sono, per esempio, i traumi a carico del midollo spinale o i traumi a carico della colonna vertebrale che contiene il midollo spinale, i traumi a carico dei nervi periferici, le neoplasie che possono svilupparsi in quei segmenti del sistema nervoso centrale o del sistema nervoso periferico. Intendo dire conoscere la posizione dei neuroni da cui partono le fibre che vanno a innervare il muscolo detrusore non è una conoscenza inutile per il medico, tutt'altro. Chi controlla lo sfintero uretrale interno è invece il sistema ortosimpatico. Quindi il sistema ortosimpatico è quello che normalmente, lo sfintere normalmente è contratto, e quindi il sistema ortosimpatico è quello che consente allo sfintere uretrale interno di mantenere un tono muscolare che consente appunto lo sfintere di rimanere chiuso. Questo che cosa vuol dire? Questa è una cosa importante. Vuol dire che simultaneamente all'attivazione del sistema parasimpatico deve cessare lo stimolo da parte del sistema ortosimpatico, che quindi possa determinare una dilatazione, cioè possa determinare una dilatazione dello sfintere uretrale interno. Quindi normalmente quando noi non stiamo mingendo prevale il tono ortosimpatico, durante la minzione invece prevale il tono parasimpatico. Ma questo non basta, perché poi la parte più importante la svolge lo sfintere uretrale esterno, il quale deve pure rilassarsi, e per rilassarsi serve l'azione dell'innervazione motoria somatica a partire da un nucleo particolare che poi studierete in neuroanatomia, si chiama nucleo di Onuf e che si trova nei segmenti midollari S2 S4. Quindi in ultima analisi, quello che serve per completare la minzione è l'attivazione del sistema parasimpatico, l'inibizione del sistema ortosimpatico e l'innervazione somatica a carico dello sfintere uretrale esterno. Devono verificarsi tutti e tre questi eventi, ed è qualche cosa e noi poi impariamo a fare spontaneamente ed esercitiamo un controllo nervoso che esercitiamo lungo tutto l'arco della vita, salvo problematiche di natura medica, sanitaria, a carico di queste strutture. Ma conoscere che ci sono più strutture anatomiche, muscolari, nervose, che sono implicate nel meccanismo della minzione, ovviamente è importantissimo per poi capire, investigare e poi comprendere quali possono essere le cause delle patologie a carico di quest'organo, a carico di questa funzione. Quindi non c'è un solo nervo che regola lo svuotamento della vescica, ma ci sono tre componenti nervose, due di natura viscero-motoria, para e ortosimpatica, e una di natura somato-motoria, che le prime due a carico rispettivamente del detrusore dello sfintere uretrale interno, la terza a carico dello sfintere uretrale esterno. Completiamo questo excursus
descrivendo, sempre da un punto di vista terminologico, quelle che sono le porzioni dell'uretra nel maschio e nella femmina. Nel maschio, per ovvie ragioni legate al transito nel corpo del pene, l'uretra è più lunga. È più lunga e presenta 4 porzioni. Quali sono queste 4 porzioni? La porzione pre-prostatica. La porzione pre-prostatica in pratica corrisponde a quella porzione di uretra che è circondata dallo sfintere uretrale interno. Poi abbiamo la porzione prostatica, che è quella che attraversa questa ghiandola, su cui adesso spenderemo qualche parola in più. Poi abbiamo la porzione membranosa. La porzione membranosa è quella che attraversa il pavimento pelvico ed è quella che è circondata dallo sfintero uretrale esterno. Lo sfintero uretrale esterno, domanda, dove si trova lo sfintero uretrale esterno? Si trova in corrispondenza della porzione membranosa dell'uretra. E l'ultima porzione è quella che prende il nome di porzione spongiosa o porzione peniena. L'uretra prostatica è assai interessante da un punto di vista funzionale e fisiopatologico, in quanto, fra le altre cose, intanto contiene un rilievo. Questo rilievo prende il nome di Verumontanum, è un nome latino antico, le cui origini si sono perse nella notte dei tempi, viene comunque descritto in tutto il mondo con la terminologia anatomica internazionale Verumontanum, sia in italiano che in inglese, praticamente in tutte le lingue. Che cos'è questo Verumontanum? È questa cresta che contiene centralmente lo sbocco dei condotti eiaculatori, di cui purtroppo non c'è il tempo di parlarne adesso perché sono argomento proprio dell'apparato riproduttore maschile. Sono due i condotti eiaculatori. C'è un terzo poro, che vedete, centrale, che prende il nome di utricolo, e questo è un residuo embrionario. Questo forellino, che poi corrisponde a una piccolissima cavità, viene anche definito utero mascolino. In che senso? Non perché l'uomo abbia un utero, ovviamente, ma perché corrisponde a una porzione che nella donna si sviluppa ed origina all'utero. Nell'uomo l'utero non c'è e quindi si involve e rimane semplicemente questo forellino che prende il nome di utricolo. Ma poi la cresta uretrale con il suo Verumontanum è interessante perché ai lati ci sono questi altri orifizi che vedete, questi altri forellini, e questi sono gli orifizi di sbocco dei condotti prostatici, perché la prostata, come studierete da soli, non lo so ancora, è una ghiandola che contiene al suo interno molte ghiandole che producono il succo prostatico, che viene riversato nell'uretra, immagino sappiate, attraverso questi orifizi che si trovano ai lati del Verumontanum. Quindi questa è la porzione dell'uretra prostatica che sicuramente è quella più interessante da descrivere, in quanto diciamo contiene queste strutture che non sono ovviamente dell'apparato urinario, ma sono invece proprie dell'apparato riproduttore maschile. Quando poi si studia l'apparato riproduttore maschile, si finisce per studiare e approfondire nuovamente l'uretra prostatica, proprio per questa esistenza di queste strutture che vi ho appena descritto. L'uretra membranosa è quella che invece è circondata, abbiamo detto, dallo sfintere uretrale esterno. Concludo con l'uretra nella donna. L'uretra nella donna è più breve, più corta,
e noi la descriviamo. Un'uretra premembranosa. L'uretra premembranosa è la prima porzione dell'uretra, dove noi ritroviamo anche lo sfintere uretrale interno. Poi abbiamo l'uretra membranosa, dove noi ritroviamo lo sfintere uretrale esterno, e poi l'uretra postmembranosa, che è il brevissimo tragitto prima che questa sbocchi all'esterno. Quindi l'uretra nella donna si suddivide soltanto in tre porzioni e non in quattro, e questo diventa una terminologia anatomica che poi avrà una refluenza infinita per tutte quelle che sono le patologie che sono correlate a questa struttura anatomica. Bene, io ho terminato. Non so se ci sono altre domande da parte vostra. Vorrei verificare per prima cosa che effettivamente gli assenti non sono entrati in aula. Maggi, Zuzè e Bennardo sono definitivamente assenti. Ci sono domande da parte vostra? Bene, ragazzi, buona continuazione col professore Palma, buono studio, poi mi metterò d'accordo con lui eventualmente per farvi qualche altra lezione dopo Pasqua successivamente. Va bene, grazie. Arrivederci. Grazie. Arrivederci.